Ciao, buongiorno. Eccoci per l'ennesima restituzione post camminata terapeutica. Allora, questo video è sostanzialmente sulla devastazione politica, civile ed istituzionale del presente. Perché di questo stiamo parlando, no? Il nostro vivere civile è devastato. Le istituzioni sono devastate, la cultura è devastata da tutta una serie di tradimenti e basati su falsità composite e complesse del pensiero unico dominante, no? Costruito e propagandato da oligarchie che ormai della democrazia se ne fottono e dei meccanismi delle democrazie occidentali se ne fottono completamente, con delle scuse, con un fare ipocrita e delle scuse false anche giuridicamente, istituzionalmente, costituzionalmente, no? Quindi siamo in mano a questa gente diciamo con la complicità di una maggioranza che magari questa maggioranza sta diminuendo piano piano, ma è ancora troppo maggioranza, che non avverte queste urgenze, queste necessità, e non le vede proprio. Quindi è non solo disinformata, ma anche ormai culturalmente resa ignorante da questa enorme manovra ultradecennale di demolizione dei capisaldi che farebbero funzionare il nostro sistema, che però se non vengono messi in atto, se non vengono mantenuti, e non vengono revisionati ogni tanto, dove magari dimostrino di non funzionare, arriviamo al fatto che tutto il macchinario non funziona, e quindi apparentemente viviamo in uno stato di diritto, ma di fatto viviamo in un'anarchia oligarchica dove tutto viene violato ad ogni livello. E ad esempio di quello che vi dico, no, perché poi sono anche le piccole cose, piccole e grandi, a dare l'indizio, a dare le prove di quello che sto dicendo, vi riporto dalla rubrica sul Corriere della Sera di sabato scorso, 12 marzo, no? Oggi siamo, che oggi? 15 credo, martedì 15 marzo 2022, quindi sulla rubrica del Corriere della Sera risponde Aldo Cazzullo è una delle firme, no, più importanti del Corriere, purtroppo un editorialista credo, e c'è sta rubrica in cui risponde ai lettori, e lui va o almeno andava, adesso è parecchio che non guardo più i talk, perché talk televisivi veramente non si possono più guardare. Comunque lui andava spesso dalla Gruber e credo che ci vada ancora, no? Beh, gli amichetti di un certo tipo. Allora, c'è in questa pagina dove Aldo Cazzullo risponde, c'è Lo dico al Corriere. Praticamente il Cazzullo o la sua redazione sceglie delle lettere a cui rispondere. Quindi noi non sappiamo chi gli scrive e cosa gli scrive, e lui potrebbe, no, e come fa, cioè sicuramente non risponde a tutti quelli che gli scrivono, no? Quindi nel momento in cui risponde è una scelta, lui sceglie di rispondere per, evidentemente, perché mica stiamo a parlare di gente che fa le cose così,
in automatico senza pensarle. Evidentemente se sceglie di rispondere, e sceglie di rispondere in quel modo, è per un motivo ben preciso, no? Allora sentiamo il titolo di questa lettera, il titolo redazionale a questa lettera è Opera annullata, e il sottotitolo è Essere contro Putin non significa essere contro la cultura russa. Bene, bravo, condivisibile. E siamo alla lettera firmata, poi vi dirò anche chi la firma. Caro Aldo, da tempo la RAI aveva annunciato che il 13 marzo avrebbe mandato in onda la registrazione della Dama di Picche dal Teatro alla Scala, proprio quell'opera che avrebbe dovuto essere diretta dal maestro Gergiev e che dopo il suo noto licenziamento, tra virgolette, adesso sta andando in scena con un altro valente direttore. Sappiamo che questo Gergiev è quello licenziato perché è amico di Putin, no? La messa in onda è stata cancellata, punto esclamativo. Il fatto è che l'opera non solo è di un autore russo, Tchaikovsky, morto nel 1893, quindi neanche attuale e neanche amico di Putin, ovviamente, e tratta da un racconto di Pushkin, morto nel 1837, idem come prima, ma è cantata in russo da cantanti russi e diretta dal sostituto di Gergiev, pure lui russo, punto esclamativo. Quindi un concentrato di puntini puntini russietà, dal quale Mamma Rai evidentemente vuole proteggere i suoi spettatori. Io, come tanti appassionati di musica, sono arrabbiata, giustamente. Lei cosa ne pensa? E questa lei è Alberta Zuffanelli di Milano. Ora, leggiamo bene la risposta brevissima di Cazzullo, perché qui siamo a livello veramente drammatico. E ripeto, non stiamo parlando di un coglione che scrive su una di qualsiasi chat, no? Quindi, parliamo di Aldo Cazzullo. Sentite, quindi lei dice delle cose ben precise, no? Adombra il fatto che la RAI l'abbia annullata perché ci sta tutta questa anti-russietà, appunto, no, che secondo me, secondo la signora probabilmente, va ben oltre, no, una posizione politica consona a una democrazia liberale, contraria a una guerra e a un'invasione, no? Per carità, ma qui, nel momento in cui la più grossa istituzione culturale del nostro paese fa una cosa così, beh, si espone non solo a delle critiche, ma mette il piede in un pantano ideologico dai risvolti drammatici per chi conosce un minimo di storia. E questi lo fanno così, con nonchalance. Come con nonchalance, risponde Cazzullo, nonchalance, ma condita da una volontà deterministica ben precisa, direi io. Sentiamo che gli dice. Penso che la RAI abbia fatto benissimo a non mostrarci il putiniano Gergiev, di cui non mi importa nulla. Fortuna non ti importa nulla. Già sei d'accordo che non lo cosano, perché che non lo trasmettono perché è un amico di Putin. Mi interessano solo i bambini ucraini e le altre vittime civili. Ovviamente essere contro Putin non significa essere contro la cultura russa o contro la Russia. E allora? Era russa anche Anna Politkovskaya, giornalista uccisa anni fa. Sono russi anche gli eroi che finiscono in carcere per aver manifestato contro la guerra. Punto. Finisce qui. Cioè, il Cazzullo non si cura di rispondere veramente alla signora.
cioè da un punto di vista deontologico, giornalistico, ma di semplice comunicazione ci fa una figura pessima, perché lui scrive evidenziando una contraddizione mostruosa. No, perché se ovviamente essere contro Putin non significa essere contro la Russia e contro la cultura russa, allora dovrebbe criticare la RAI che non manda quella diretta, nonostante a dirigerla non ci sia più l'amico di Putin. Non dice niente su quello, che un bravo, invece un bravo giornalista dovrebbe dire, perché dovrebbe rispondere a tutto, no? Dovrebbe, se vuole far passare un'idea, demarcare i limiti, i confini, fin dove è giusto, fin dove non è giusto, quindi argomentare. Invece no, qui siamo ai livelli, io non lo so, cioè siamo ai livelli anche se è improprio, vorrei dire, di un avviso mafioso. Cioè, come fai a non rispondere, a rispondere in maniera così sghemba, parziale, non affrontando la questione, cioè affrontandola dicendo che ovviamente non è essere contro la cultura russa e non dire niente contro la RAI, ma anzi dire solo: penso che la RAI abbia fatto benissimo non mostrarci il putiniano Gergiev, di cui non mi importa nulla, e mi interessano solo i, quindi spostando subito sui bambini, sui dissidenti e sulla Politkovskaja il coso, il focus della sua risposta e della questione, no? E quindi non scrivendo, non prendendo chiaramente veramente la difesa della cultura russa, e quindi dicendo anche la sua contro la RAI. Ma come dire, vabbè, me ne lavo le mani, è un me ne lavo le mani questo, sostanzialmente, no? Cioè, la RAI ha fatto bene quello, non dico che ha fatto male, magari lo posso lasciare intendere, ma non lo dico, e dico solo però che sono più interessato ai morti, quindi alla giustificazione patetica, perché i morti ci stanno da tutte le parti, e i morti, se vogliamo parlare di morti, noi Occidente, di cui tu, Cazzullo, scrivendo sul Corriere della Sera, sei un grande esponente di questo Occidente, no? Non è che siamo così innocenti, no? Mentre la sua è una non risposta da Pasdaran, proprio, no? da Pasdaran da Pasdaran liberale, magari, no? È una cosa inquietante, perché non rispondendo, non argomentando, ma marcando solo un territorio che è veramente povero, e si mette a livello che ne so, si mette a livello di Amazon che te censura la roba russa e poi però ti vende la maglietta ucraina, quella con i simboli nazisti delle brigate, perché questo ho visto ieri, questo Amazon c'ha in vendita la maglietta gialla con simboli. Beh, la cultura liberale non dovrebbe fare questo. Quindi tutta questa cosa oscena, piccola però significativa, no? Va di pari passo con tutta la cancel culture, con tutta la riscrittura del vivere dei diritti, perché si stanno riscrivendo i diritti con l'ideologia gender, con tutta la questione della bioetica, tutto quello che hanno fatto con il Gino, no? Quindi i diritti che non esistono più finché non sono concessi, e invece no, i diritti ci appartengono in quanto esseri umani, diritti umani, invece no. C'è questa concessione autoritaria, assolutistica e totalitarista, perché noi qui viviamo in un regime totalitario, totalizzante.
E il fatto di selezionare così in questa risposta solo le cose che lui vuole passare, pur in palese contraddizione con quello che lui dice di non appoggiare, in contraddizione, perché dovrebbe quindi criticare la RAI e non lo fa, ma non lascia neanche intendere che non lo potrebbe fare, no? Allora dice, vabbè, siamo un periodaccio, siamo un piccolo giornaletto che magari, se diciamo cose troppo forti, magari perdiamo uno sponsor, ci chiudono, o c'ho, che ne so, un video YouTube, so benissimo che alcune parole, se dette da qualcun altro, non vengono censurate, ma se le dico io, l'ultimo blogger del mondo, a me mi hanno censurato 7 video per parole che dico, che tanti altri anche all'interno della narrativa alternativa, diciamo così, dicono, che però sono più influenti, fanno parte, che ne so, di partitini o di televisioni anche alternative, televisioni, radio anche alternative, però evidentemente, no, più in qualche modo più influenti, più visibili, no? Quindi a me mi censurano 7 video, a questi dicono le mie stesse parole, anche peggio, su cui io devo stare attento, perché sennò YouTube mi cancella il video e loro lo possono dire in continuazione, perché, no, è un rapporto di forza diverso, no? Quindi lui scrive su Corriere della Sera, lui potrebbe dire quello che vuole, salvo poi rendere conto a chi controlla il Corriere della Sera veramente, quindi anche a chi controlla Cairo, che il Corriere della Sera è di Cairo, lo stesso proprietario della 7, e lui fa parte di determinati ambiti, cordate, meccanismi e ambienti che noi neanche conosciamo probabilmente, conoscono gli azionisti, chi analizza bene tutta la questione finanziaria, eccetera eccetera, no? Quindi così stanno le cose, ragazzi. Allora, questo, e chiudo, era un esempio della devastazione del presente. Poi però c'è anche da dire una cosa: se il presente così è devastato, noi lo sappiamo benissimo che è devastato, perché noi possiamo dire che è devastato perché rileviamo le contraddizioni della politica, della cultura, del giornalismo, perché abbiamo dei parametri oggettivi per rilevare queste contraddizioni. Cioè, nel nostro mondo che sta cambiando e che già non è più quello di 10 anni fa, che sta cambiando così velocemente, vengono traditi valori, principi, istituzioni, codici, leggi, costituzioni, trattati sui diritti umani, i diritti umani stessi. Cioè, noi siamo autorizzati a rilevare, ad interpretare in un certo modo queste contraddizioni, perché abbiamo dei dati, abbiamo dei parametri, abbiamo le istruzioni, abbiamo tutti i codici scritti che questi stanno tradendo. Quindi quello che dico io e quello che dicono quelli come me è oggettivo. Non stiamo parlando di teorie politiche o socio-economiche o quello che sia, no? Su cui, vabbè, è interessante, no? Ne parliamo, confrontiamo, qui mi piace. Qui noi stiamo parlando di meccanismi, istruzioni tradite, e quelle sono scritte ancora, non le conosce più nessuno, non vengono più insegnate a scuola, no? Tutto il sistema è basato su una sciatteria, su mistificazioni, su tradimenti, su non conoscenza, su una marea di contraddizioni che
si possono sanare solo in un modo, politicamente, con una nuova, diversa volontà politica che dia poi corpo in maniera pragmatica e operativa al fatto di rivelare e rilevare queste contraddizioni, istituendo un processo politico capace di costruire una nuova classe politica che possa entrare nelle istituzioni e rimettere un po' a posto le cose, consapevolmente col fatto che le cose sono molto devastate e per rimetterle a posto ci vuole tempo, ci vuole consapevolezza, quindi bisogna veramente istituire dei processi politici su cui inchiodare poi i rappresentanti, gli eletti, perché poi li facciano valere nelle istituzioni. Ci vuole l'elaborazione. E questa elaborazione deve essere condivisa, aperta, trasparente e deve essere ben congegnata. E qui ci vogliono le competenze giuridiche, politiche, istituzionali, ci vogliono statisti, perché bisogna rimettere a posto una impalcatura e migliorarla dove ha ceduto, ovviamente, di cui però noi abbiamo in teoria tutta la conoscenza e il controllo possibili, perché i codici, le leggi, le norme, i trattati, il diritto e tutta la filosofia politica dell'Occidente è conosciuto, è conoscibile ed è istituito e c'è ancora in piedi, anche se è impossessato, anche se va esorcizzato, perché è impossessato, quindi va espunto fuori l'essere maligno che occupa, con un esorcismo politico istituzionale, che occupa le istituzioni, gli stati di diritto, che ci stanno togliendo sotto i piedi, però ancora c'è tutta l'impalcatura. Il problema è che piano piano la stanno sostituendo e partono dal basso per sostituirla, con i media, con il controllo totale dei media. Loro partono dal basso, partono dall'alto, no, ovviamente, perché poi sappiamo benissimo che a livello globale sono veramente pochi i soggetti che controllano un po' tutto, no? Ricordate quando parlavamo dei tre fondi, io parlavo di chi ne parlava in maniera più consapevole di me, uno su tutti, ad esempio Fracassi, no? Che quando fa tutta la spiegazione sui 3-4 fondi più grossi mondiali, fondi speculativi che controllano tutto, dalle banche, quindi dal denaro, l'energia, multinazionali, e quindi anche, no, università, settori della cultura, la ricerca, la tecnologia, tutto quanto, perché c'hanno tutto in mano loro, più o meno, e stanno più in accordo con la Cina di quel che sembra, sotto sotto, tramite Wall Street, tramite la finanza. Quindi questi qui, quindi, dall'alto stanno distruggendo lo Stato di diritto e le istituzioni, però facendo passare questa cosa dal basso, perché con la distruzione della scuola, della narrazione, della cultura, no, e con la sostituzione con tutta un'altra serie di priorità e di valori, coinvolgono le persone e poi sono le persone stesse che si fanno collaborazionisti, più o meno volontariamente, più o meno consapevolmente, di tutto questo disegno. E l'abbiamo visto benissimo durante il Gino, in questi ultimi 2 anni. Quindi, ragazzi, qui ci vuole una enorme volontà politica, consapevolezza politica, di rimettere a posto le cose, e sono tante le cose da rimettere a posto. E queste cose lo puoi fare solo, un processo così lo puoi fare solo in maniera autorevole, democratica, aperta, trasparente, ovviamente, ma va fatto con una velocità enorme, perché qui giorno dopo giorno ci stanno togliendo pezzi di vita, pezzi di consapevolezza, pezzi di istituzioni, pezzi di diritto enormi, e attraverso i media fanno passare quello che vogliono. Se non ci riusciamo noi, le generazioni più datate, ancora in vita,
I giovani non ce la faranno. Questa presunta evoluzione, che in ogni caso andrà a finire bene, sì, magari ci sarà, ma chissà quando. Questi hanno già vinto, se non ci diamo una svegliata, se non smettiamo di illuderci che l'attivismo politico fatto su YouTube, sulle chat, su Facebook e sulle i mille rivoli della tecnologia fantastici che ci fanno credere di essere politicamente più rilevanti di quello che siamo, no, cioè, finché continueremo a credere questo non arriveremo da nessuna parte. Leggete tutte, andate ad approfondire tutti i miei contenuti che metto in ogni video, anche in questo, e capirete di cosa sto parlando. Adesso vi saluto, mi raccomando, fate i bravi, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi, mettete i like, condividete, dai che arriviamo, siamo quasi a 500 iscritti, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.